Radio Station, Radio Bruno. Giovedì 11 febbraio, dunque siete su Radio Bruno, questa è Bruno Mattina. L'amore ai tempi del colera è il titolo scelto per il concerto evento di Enrico Ruggeri al Teatro di Ferrara e sarà trasmesso in esclusiva sui canali televisivi di Radio Bruno. E io vi consiglio di sintonizzarvi adesso, subito, se ancora non l'avete fatto, sui canali di Radio Bruno, digitale terrestre, sono il 256 71 683, perché da lì potrete ascoltare, ma soprattutto vedere Enrico Ruggeri, che è in diretta con noi. Ciao Enrico, buongiorno! Buongiorno, ciao. Clarissimo. Ciao, buongiorno Enrico. Buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno. Non solo il digitale terrestre, anche se avete il telefonino, lo smartphone, l'app per esempio, oppure su radiobruno.it. Insomma, Enrico, ben trovato, buongiorno. Sei in forma smagliante, via, diciamo. Sì. Possiamo dirla questa cosa? La parola grossa, però insomma, tengo due. Come un artista che può esibirsi su un teatro dopo un digiuno durato davvero molto a lungo. Cosa ne pensi? Dovremmo riaprire in sicurezza un po' tutto oppure no? Qual è il tuo punto di vista? Beh, sì, l'ho anche scritto. Secondo me si può fare. Magari i concerti da 30-40 mila persone sono un po' più complicati. Sì. Però un teatro da 1000 posti, chi arriva, chi può permettere, tossisco perché fumo, non sì, mi spaventare. Okay, okay, no. Esatto. E, chi arriva prima, chi può permetterselo, arriva con il tampone fatto. Chi invece preferisce non spendere, trova nel foyer un po' di infermieri, gli fanno il tampone, lo Stato paga gli infermieri, costano quanto un banco a rotelle, e la gente entra e vede il concerto. Quindi se ci fosse un po' di buona volontà, insomma, ci sarebbero tante cose che si possono fare. È stato messo un po' ai margini come settore, come se non fosse importante, mentre invece siamo fatti anche di quello. Sì, no, è stato detto, questo settore include più di 100.000 persone, persone che lavorano. Quando voi andate a vedere un concerto, insomma, lo sapete, ci sono decine di persone o centinaia nei casi dei grandi concerti che stanno lavorando per farvi godere delle luci, del suono e di tutto. E sono persone che sono state umiliate, dimenticate. Diciamo che la famosa frase i cantanti che si fanno tanto divertire pesa sul mondo della musica, pesa anche su chi l'ha detta. Per ora non c'è nessuno che sta pensando alla musica, però a livello locale invece ci sono delle realtà meravigliose. Ferrara è una realtà molto interessante, perché ci sono, stanno lavorando su Ferrara persone che arrivano da mondi diversi. Michele Placido, Vittorio Sgarbi, Moni Ovadia, quindi persone che arrivano da ideologie diverse, da esperienze diverse, da generi diversi. Ferrara è piena di mostre in questo momento, ci sono tante cose dal punto di vista dell'arte, ovviamente grazie a Vittorio. C'è il teatro che a Ferrara sta ripartendo grazie a Michele Placido, c'è la musica grazie a Moni Ovadia, ripeto. Tre persone che non hanno nulla in comune se non l'amore per la cultura, per il teatro, per la musica. E quindi sei stato coinvolto per questo, quindi, per questo concerto evento nel giorno di San Valentino? Sì, mi hanno detto di preparare qualcosa per San Valentino in questo teatro bellissimo, Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Abbado, e ho pensato che l'anno scorso nell'album Alma avevo scritto una canzone che si chiamava L'amore ai tempi del colera. È una canzone che non parla di pandemie, in realtà. No, è una storia d'amore. Palesemente è tratta dal romanzo di Gabriel García Márquez, che parla più di amore eterno, perché spero che conosciate la storia. Certo. Cioè tu sì, perché mi hai detto prima che l'hai letto, ma insomma chi ci ascolta, in 10 secondi è la storia di un amore che dura, che ha il suo coronamento alla fine di una vita, l'amore eterno. E quindi insomma mi sembrava un bel titolo, con anche, come dire, qualcosa di sarcastico e di amaro sul fatto che l'amore che vi colera parla di un amore avvenuto durante una grande pandemia, ecco. Ben più seria di questa. E noi siamo con la musica ai tempi del Covid, l'amore tratto distintivo anche del concerto che vedremo in diretta su Radio Bruno. Sì. Domenica sera, giusto?
Sì, è un concerto unplugged, molti strumenti, ma insomma non ci sono i muri di Marshall dietro, anche perché è un teatro vuoto. Esatto. Non era il caso. Sì. No. E quindi un concerto unico, con una scaletta unica, che non verrà mai più ripetuto in quei termini, in quei modi, e ovviamente il tema principale sono le canzoni d'amore, perché andrà in onda la sera di San Valentino. La cosa particolare e bella, insieme a tutto il resto, che comunque soprattutto insieme alla musica, è diciamo anche l'aspetto scenografico, perché differentemente dal solito, quando un artista si esibisce anche in un teatro, no, è rivolto verso il pubblico, invece il tuo concerto sarà al contrario, cioè con la platea alle spalle. È l'uovo di Colombo, il fatto Marcello Corvino, che ha organizzato il concerto, ha pensato di ribaltare la situazione. Giusto. Perché in realtà, per esempio, a Capodanno avevo suonato a Pisa, in un teatro altrettanto bello, ma non ci era venuto in mente, e quindi poi chi vedeva il palco vedeva un palco tutto normale, sì. Potevamo essere anche in un hangar, e invece noi suoneremo diciamo con le spalle rivolte al pubblico, che ahimè, come sapete, non c'è, e quindi con tutto il teatro acceso dietro è una cornice molto molto suggestiva, molto bella. Mi piace. Senti, tu hai detto di ringraziare chi ti ha bullizzato, chi ti ha ostacolato, chi non ha creduto vita, in me, sì. Perché dici sono stati un motore formidabile, perché Enrico? Ma perché quando cominci, e poi devo dire nel corso di tutta la tua carriera, è chiaro che ti fanno piacere i complimenti, vivi di quello, però è anche vero che la rabbia, soprattutto da giovane, che accumuli perché c'è qualcuno che non crede in te, perché c'è qualcuno che ti critica, perché qualcuno ti dice tanto cosa suoni a fare, non andrai mai da nessuna I parte. I demolitori di sogni, tutte... sì, ho presente. Esatto, i demolitori di sogni, bravissima. In un periodo che ce ne sono parecchi. Per cui sicuramente insomma ci sono quelli che si afflosciano e quelli che reagiscono. Io sono uno che ha sempre reagito alle critiche cercando di dimostrare che sbagliavano loro. Sei riuscito, secondo me, dai. Insomma, credo che abbiamo dato diversi spunti ai nostri ascoltatori per non perdersi a questo punto l'appuntamento di domenica prossima. Alle 21 ci potete seguire sui canali 256 e 71 del Digitale Terrestre, questo concerto nel giorno di San Valentino, pieno zeppo, tronfio, posso dire, di canzoni d'amore, scelte fra le tante che Enrico ha scritto nel corso della sua lunga carriera. Fammi ricordare anche una cosa piacevole. Enrico Ruggeri molto spesso è stato ospite dei nostri Radio Bruno Estate, quando ha tempo e la disponibilità noi lo invitiamo e lo accogliamo sempre a braccia aperte, ed è davvero un regalo per tutti, per noi, per i fonici, per i tecnici, perché Enrico è il tipo di artista che va sul palcoscenico, fa una prova, è perfetta, non disturba mai nessuno, si sente sempre benissimo, va tutto bene, scende e sorride. Ecco, lui è un artista così, uno di quelli che hanno il talento vero, quindi siamo contenti insomma anche in prospettiva di averti adesso domenica. Siamo un po' arrugginiti. A proposito di regali, Enrico, c'è una cosa che voglio chiedere. Hai ricevuto un regalo per caso ieri, l'altro ieri, insomma, da parte di Radio Bruno? Mi risulta, dovresti aver ricevuto un regalo. Ah sì? No? Non è ancora arrivato. Va bene, allora. Ero stato informato di questa cosa ed ero curioso di sapere cosa ne pensavi, perché insomma... Va bene. Terremo monitorata la situazione. Grazie Enrico Ruggeri, grazie. Complimenti per la tua... Io ti seguo su Facebook in incognito. Davvero? Segui me? Sì, quindi leggo delle cose molto sagge che scrivi, molto equilibrate. Grazie di cuore Enrico, grazie davvero. Adesso cercherò di individuare quale profilo sei. È incognito. Va bene, grazie ancora, appuntamento a domenica sera, 14 febbraio dalle 21, il concerto di Enrico Ruggeri dal Teatro Comunale di Ferrara, in diretta sulle frequenze di Radio Bruno TV 256 e canale 71. Grazie ancora. Ciao, a presto Ciao, Enrico. Ragazzi. Ciao. Un abbraccio.